benvenuto al Presidente del Consiglio uscente, il senatore Mario Monti. Bentornato qui a Una Mattina. Io credo che tagliare le ali, sì, se per ali intendiamo le estreme, insomma, credo che sia una buona cosa. A vedere Mario Monti intervistato da Franco Di Mare a Una Mattina viene da pensare, allora il problema non era Silvio Berlusconi, che appunto era stato intervistato pochi giorni prima del Presidente del Consiglio in quello stesso studio. E potrebbe darsi che forse il problema non è nemmeno Franco Di Mare con le sue domande tranquille da trasmissione del mattino della rete ammiraglia della RAI. Il problema è proprio nel format, nel talk show, nel far accomodare un politico su una poltrona e farlo star seduto comodamente mentre dice la sua verità senza avere un conduttore che può controllare e intervenire in maniera forte sulle affermazioni magari false. E questo lo si vede in maniera evidente quando ci sono risposte come quella di Silvio Berlusconi sulla candidata al Consiglio regionale Nicole Minetti, laddove l'ex Presidente del Consiglio dice non l'ho scelta io, è stata scelta da 5 scrutatori che senza che io la vedessi l'hanno selezionata come la migliore candidata. È ovvio che lì ci vorrebbe una domanda dopo la risposta, ma questo non è previsto nelle regole del talk show. E lo stesso accade quando c'è Berlusconi che magari spiega le sue ricette sull'evasione fiscale e nessuno sta lì a ricordargli che è stato condannato da poco a 4 anni di galera in primo grado proprio per frode fiscale. Allora è evidente che l'assenza di questo controllo serrato, che è tipico dell'informazione tradizionale, che non è tipico dei talk show, meno che meno di quelli del mattino, si risolve in un vantaggio competitivo, perché se anche il trattamento di Franco Di Mare a Monti e a Berlusconi è lo stesso, non sono uguali i soggetti che si hanno davanti. È chiaro che una cosa è intervistare un condannato a 4 anni che ha avuto come assistente stagliere una persona come Vittorio Mangano, come braccio destro un condannato per fatti di mafia come Marcello Dell'Utri, e una cosa è intervistare invece Mario Monti che finora problemi simili non ha avuto. Ed è proprio in questo che sta quindi la differenza tra noi e gli altri paesi del mondo. In tutti i paesi del mondo Obama viene intervistato da Jay Leno e anche lì non gli vengono poste domande cattive. Però non tutti i paesi del mondo hanno un candidato premier come Silvio Berlusconi. Lui dice sale in politica. Lui dice sale perché ha ragione, aveva un rango inferiore a quello di Presidente del Consiglio. Io ho detto sceso in campo perché avevo un rango superiore. Buonasera, che giornata! Monti di Prima Mattina ancora una volta va in televisione, va in Rai e attacca durissimamente e a sorpresa non tanto e non soltanto verso destra ma verso sinistra. La domanda ad esempio, ma che succede se Bersani vince ma non convince? Può darsi che sia lei il nuovo premier? E seraficamente Monti risponde: speriamo che convinca ma non vinca. Ma questo è niente rispetto a quello che dice rispetto a una parte della PD e del centro-sinistra, l'alleanza del centro-sinistra, della quale Monti dice che sarebbe meglio silenziarla addirittura, silenziare Fassina, che peraltro del PD è il responsabile economico, silenziare Vendola, la CGIL, la FIOM. Immaginate il putiferio di reazioni, anche perché tagliare le ali vuol dire da una parte e dall'altra, ed è questo che vorrebbe che accadesse Monti. E dall'altra parte chi viene indicato? Viene indicato Renato Brunetta, che è tornato molto in auge come responsabile economico nel PDL e che viene definito il portatore di una linea settaria da parte di Monti. Attacchi durissimi e ovviamente risposte immediate e altrettanto perentorie. Non tappo la bocca a nessuno, giù le mani dal Partito Democratico, risponde in sostanza Bersani. E anche dal centrodestra le parole sono molto dure, a cominciare da quelle del più diretto interessato, perché è chiamato in causa, cioè Brunetta.
Buonasera, allora avete visto, è una giornata importante per tutto quello che è successo sotto il cielo della politica e del resto si è capito che sarebbe stato così sin dalla mattinata. Alle 9:15, ancora una volta, Monti protagonista di un programma, questa volta Rai 1, e non è la prima volta che andava a 1 mattina, dove ne ha avuto per tutti, ma soprattutto per la prima volta ha toccato e duro verso sinistra. Io credo che tagliare le ali, che in genere è una brutta espressione, ma sì, se per ali intendiamo le estreme, credo che sia una buona cosa. Monti di nuovo in TV, campagna offensiva, bastonate a destra, ma oggi soprattutto a sinistra, con la lista dei cattivi che hanno frenato su tutto, riforma del lavoro in testa. Per la CGIL, la FIOM dal punto di vista sindacale, Vendola e il SEL, e l'onorevole Fassina dal punto di vista politico. Sembra perdere il suo aplomb il professore, molto irritato con il responsabile economico del PD che ha definito una lista rotaria il suo movimento. Fassina si aggiorni, bacchetta Monti, io ho sempre combattuto le lobby come in Europa contro Microsoft. Segue aspro consiglio al segretario dei democratici Bersani, ricetta per modellare un vero partito riformista. Dovrebbe con un atto coraggioso silenziare un po' questa parte che io considero conservatrice del suo movimento. Tagliente il giudizio su Berlusconi, che ha messo in dubbio la credibilità del Premier. È un giudizio molto importante, autorevole e di persona che ha dimostrato peraltro una certa volatilità di giudizio sulle vicende umane e politiche negli ultimi tempi. E nel PDL finisce tra i cattivi Renato Brunetta. L'onorevole Brunetta che sta portando con l'autorevolezza di un professore di una certa statura accademica il PDL su posizioni direi piuttosto estreme e se posso permettermi di dire settarie. Vorrei un Monti bis, insiste ancora il Premier sul tasto dolente delle tasse, per dimostrare che non c'è la cattiveria del tassatore in quello che ho fatto per salvare il Paese. Ma per tornare a Palazzo Chigi, oltre a puntare sul successo elettorale della coalizione che farà capo al suo movimento con Monti per l'Italia, per i sondaggisti un rebus che vale dal 12 al 20 e oltre per cento, il professore punta al pareggio al Senato. Spero che Bersani convinca, ma non vinca, il desiderio dichiarato in vista di una possibile futura alleanza. Nel pomeriggio per Monti 4 ore di riunione per discutere con gli altri esponenti di Verso la Terza Repubblica, un centinaio di persone tra cattolici e montezemoliani, soprattutto di programma, ma anche, tasto più delicato, di candidature. Avete sentito, veramente sorprendente la metamorfosi di Monti da compassato leader tecnico del governo, adesso a protagonista della campagna elettorale con colpi duri e diretti. E inevitabili le reazioni. Ribadisco il rispetto, ma chiedo il rispetto per tutto il PD. Chiedo il rispetto per tutto il PD. Noi siamo un partito liberale che non chiuderà mai la bocca a nessuno. Pierluigi Bersani scandisce le parole, misura i concetti. Con Monti, premier del governo che il PD ha sostenuto dal primo all'ultimo minuto, ha sempre ripetuto di non voler fare polemiche. Questa volta però si tratta di difendere la squadra. Stefano Fassina è il responsabile economico del partito, ma anche Vendola, alleato di coalizione. La replica è inevitabile. Ma se Fassina, ascoltata la difesa di Bersani, sceglie il silenzio, Vendola invece risponde per le rime. Le sue sono, diciamo, le idee, le scelte tipiche di un conservatore. Io difendo le ragioni del mondo del lavoro, difendo i diritti dei lavoratori e lotto contro la precarietà. Da come occupa i mass media, Monti è tecnicamente un berlusconiano da manuale, aggiunge ancora il leader di SEL. Solidarietà a Vendola e Fassina arriva dallo schieramento opposto. L'ex ministro Brunetta, per Monti simmetrico nelle sue posizioni radicali ai conservatori di sinistra, Fassina e Vendola, è durissimo con il Premier. Ha perso la testa, Fassina è mio avversario, è un economista. Monti, come si permette di dire che deve essere silenziato da Bersani? È impazzito. Le parole di Brunetta, convinto però che queste polemiche non faranno bene proprio a Monti. Più parli, più vai in televisione da candidato, più gli italiani capiscono. Capiscono il grande imbroglio.
del tuo governo dei tecnici, il grande imbroglio del baratro che hai trovato, il grande imbroglio della tua agenda. Continua così. Monti ha perso la testa anche per un altro PDL, Fabrizio Cicchitto. Ci dispiace perché lo abbiamo sempre stimato finché è rimasto nell'ambito della dimensione di un tecnico chiamato ad un transitorio impegno politico. Adesso però che ha rovesciato tutto, patti e ruoli, sembra che al senatore Monti la politica abbia dato alla testa la frecciata di Cicchitto. Sceglie invece il profilo basso Susanna Camusso, coinvolta nella polemica da Monti, in quanto segretario della CGIL, il sindacato inserito nella lista delle forze di conservazione. Camusso entra nel merito, da Monti tante critiche ma poche proposte, ha alzato le tasse di lavoratori e pensionati mentre la disoccupazione cresce, attacca la Camusso che rilancia quali sono i suoi programmi. Noi abbiamo sempre detto che si esce dalla crisi ripartendo dal lavoro. Questo è ciò che riguarda il clamoroso, possiamo dire, evento dell'ora di colazione, l'attacco di Monti verso sinistra, e avete sentito le risposte, non solo verso sinistra, perché avete sentito anche la risposta di Brunetta. Lunga intervista di Monti di questa mattina. Stiamo qui ai cattivoni, alle ali da tagliare, l'ala sindacale che andrebbe silenziata insieme a Vendola e a Fassina, e poi il settario, così ha detto, no? È Brunetta. Peraltro voglio dire solo una cosa che non si dice mai, perché c'è una sorta di timore reverenziale nei confronti del professor Monti. Il riferimento, che non è sfuggito a nessuno, ironico, sulla statura accademica è deplorevole, lo voglio dire, e qui la smettiamo. Mi sembra, francamente, speriamo che la campagna elettorale, ecco, queste cose le superi da subito. Ma inizio con Landini. Allora, Landini, voi di fronte a questo, come lo vogliamo chiamare, un attacco in piena regola? Come vi ponete? Credo che sia, dal suo punto di vista, un elemento di coerenza con le cose che ha fatto. Perché se c'è uno che non ha fatto riforme, che non è stato moderale, ma moderato è proprio stato Monti. E secondo me non con cose nuove, perché una delle cose che io trovo è che si parla di riforme, di modernità, senza mai dire quello che si vuol fare, cosa sta succedendo, cambiando anche il senso alle parole. Io trovo che da questo punto di vista c'è anche un'idea poco democratica e molto autoritaria, perché se l'idea di riforma è aver tagliato le pensioni, aver fatto diventare il paese che ha l'età pensionabile più alta d'Europa, questo ha portato a un aumento della disoccupazione giovanile e ha portato delle ingiustizie. Questa non è una riforma, sono dei tagli che sono semplici da fare perché doveva far quadrare dei conti o dire all'Europa che trovava dei soldi dove non voleva trovare. E dall'altra parte, se guardo ai giovani, che lui ha parlato molto, in questo paese qui, in questi anni, si sono continuati a perdere posti di lavoro, la precarietà è aumentata e su questo terreno le ricette proposte non sono ricette né moderne né che sono state in grado di affrontare i problemi. Se mi posso permettere, Landini, questo avrebbe potuto dire l'altro ieri lei a Monti. Di fronte a quello che ha detto stamattina Monti, io le voglio chiedere perché, se l'appello a Bersani a silenziarvi, perché l'appello complessivo, se si vuole governare assieme, a tagliare le ali? Perché voi, perché Monti dice o me o Landini o Fassina o Vendola? Perché l'idea che lui sta proponendo è un'idea che vuole cancellare la rappresentanza, il lavoro come soggetto, e che è un'idea poco democratica e regressiva del nostro paese. Qui viene l'immagine, a lei viene l'immagine di lei fuori dai cancelli a Melfi e lui accanto a Marchionne? Perché l'idea che lei esprime è molto simile a quella che lei attribuisce a Marchionne. Che io vorrei far notare che lui è andato a dire che è un modello italiano Marchionne, che vorrei far notare sta chiudendo stabilimenti, Termini Imerese lo sta chiudendo, l'Irisbus lo sta chiedendo, sta tagliando posti di lavoro, non fa investimenti, un'azienda che è uscita dal contratto nazionale, che non sta rispettando le leggi e la Costituzione del nostro paese. Quindi Monti, se vuole dire che rappresenta la Costituzione, che non è una cosa vecchia, andrebbe applicata per tutti, dovrebbe dire a Marchionne che sta facendo delle cose che sono non solo contro i lavoratori, sono contro il nostro paese. In più l'idea che sono le imprese che si scelgono i sindacati e non i lavoratori che democraticamente possono deciderci di scegliersi è un'idea vecchia e arretrata, non è una cosa nuova. Quindi quello che io voglio dire
è che io non trovo nulla di nuovo o di innovativo nelle cose che dice Monti. Sta portando ricette vecchie che dove sono state usate non funzionano e le stanno cambiando e che non è il modo per affrontarlo. In più, questa idea del taglio, che i problemi si risolvono tagliando e cancellando i soggetti, i sindacati, le forze politiche, insisto, è un'idea non democratica. Trovo che sia non molto democratico e si attacca alla non politica di Grillo. Monti non sta facendo una cosa diversa, perché lui mette il nome, non si fa votare lui e addirittura ha un'idea che si può fare a meno della democrazia e dei soggetti. Io trovo che questa sia una cosa che non funziona e trovo che il problema vero, su cui bisognerebbe fare una discussione, e Monti non può dare lezioni a nessuno, è che in Italia si sta perdendo il lavoro e si sta perdendo il sistema industriale. E il governo sulla politica industriale, sugli investimenti e su come si crea lavoro non ha fatto nulla, anzi è proprio quello che non ha fatto che ha peggiorato la situazione. Ma insomma, se dovessi riassumere con un titolo, conservatore sarai tu, lei risponde a me. Assolutamente sì.